mai chiesti come fanno ad avere gli youtuber gli oggetti o in questo caso le corone personalizzate per tutte queste? Beh, io lo so. Già. E adesso ve lo dirò anche a voi, se no cosa aspettiamo qui. Allora, innanzitutto andiamo in creativo. Come oggetti personalizzabili io intendo, ovviamente anche le katane, vabbè, intendo questa corona della radice, una potente corona degna di un sovrano. E voi direte, eh sì, ok, e fino a qua, vabbè, dai, hai solo cambiato il nome. Adesso ragazzi, io ho pochissimi cuori, però se io questa la tengo in mano, mi spunta una fila di cuori e divento anche più veloce, guardate. Io adesso faccio così, vedi, vado più veloce, però se tu tieni un bisello e te la tieni in mano, ti sciotta praticamente. Mentre noi facciamo questo effetto give regeneration 999255. Stavo dicendo, se tu lo tiri di qua ti fa un botto male, se invece noi la mettiamo in testa, mamma mia, ci fa, vabbè, adesso abbiamo la rigenerazione, però noi siamo slash effect clear forte nettuno, ci toglie un cuore e mezzo. Adesso in questo momento vi lascerò il link in descrizione dove il sito ovviamente dove stiamo andando e niente. Sto ancora cercando, se volete faccio un video di come inserire tipo i plugin che fai slash sit, ad esempio slash lei e ti abbassi. Quello si potrebbe fare direttamente con una mod chiamata More Player Model, però vabbè. Allora, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto devo andare in questo sito qua, che vi lascio in descrizione. E di qui noi dobbiamo cercare Carved Pumpkin. E poi dobbiamo andare su Show Advanced Option. Qua, ovviamente, se volete avere la corona della rapitrice, dovete scrivere corona della rapitrice. Volete, faccio esempio, adesso io prendo la corona di ghiaccio e metto una corona in grado di congelare l'universo. Poi tenete premuto il tasto sinistro, magari questa la mettete così, mentre questo lo fate così, ecco. Poi ovviamente andiamo su achievement, mettiamo segreto e dobbiamo mettere protezione 50, torno, dove sta torno? Oh, dove sta? Eccolo, 15. Poi dobbiamo andare su extra, cioè su extra dobbiamo mettere unbreakable e dobbiamo mettere hidden. Poi dobbiamo mettere anche qua hidden. Poi dobbiamo andare su attributi, add attributi. Dobbiamo mettere la health, io mettiamo 70, e speed 0, se lo volete fare velocissimo, fate velocissimo, metto 0,01. Poi andiamo su, ovviamente hidden, anche qui hidden tutto. Poi dobbiamo, no, e basta. Così, poi dobbiamo fare copy command, andare qui, ovviamente metterci in creativa, fare, dobbiamo givarci un common block, quindi
ok, slash give 31 command block, e ci avrà dato un blocco comandi. No, ok, quindi adesso dobbiamo fare child più v, fatto, vedete? Adesso abbiamo la corona della lavatrice, che è una potente corona, e poi abbiamo la corona di ghiaccio, una corona in grado di congelare tutto, vedete? E voi direte, ma come? Allora, come fai? Cioè, se io voglio mettere la corona buona, come faccio a mettere la corona buona? Quando noi, adesso ve lo spiego, andiamo qui per inserire la corona di ghiaccio, se noi vogliamo la corona della lavatrice, quella vecchia, essendo che, vi spiego, noi, per avere la corona della lavatrice vecchia, come dovremmo scrivere, perché noi per andare a prendere la corona della lavatrice vecchia dovremmo scrivere su Carver Pumpkin, dobbiamo mettere corona vecchia della lavatrice, ci uscirà la corona, però possiamo anche fare così, cioè vedete, se noi facciamo così, mettiamo corona vecchia, esce comunque dorato. Se invece noi andiamo, beh, teniamo tutto qua, però andiamo a scrivere corona vecchia stavolta della lavatrice, andiamo a cambiare in nero, quindi andiamo qua, nero, no, non si vede, rosso, e questo lo facciamo nero. Poi facciamo copy command, blocco comandi, shift V, fate shift C e copia, quindi copiate nulla, ci darà la corona vecchia della lavatrice, che ovviamente non si legge perché è nero, però se non andiamo più, si legge poco o niente, però comunque si legge, e quindi avete la stessa corona. Quindi ogni volta che voi dovete scrivere, cioè volete avere una corona, dovete scrivere il nome esatto della corona. Spero che sia piaciuto, se così è, se iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto. Alla prossima, ciao ciao!